San Valentino nell'aria e la carta sul piano da lavoro. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Che ne dite di una nuova card per San Valentino? Pensavate che me ne fossi dimenticata? Assolutamente no. Non può mancare festeggiare l'amore qui su Arte per te. Ma prima di passare al tutorial ti rubo un momento e ti dico che se vuoi contribuire al progetto Arte per te puoi farlo attraverso il pulsante PayPal che troverai sulla homepage del canale. Grazie se lo farai, se lo vorrai fare, se non vorrai, non potrai, non è nelle tue idee, grazie lo stesso per essermi stato ad ascoltare. Vi aspetto tutti, ricordatevelo sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Mi raccomando, venite numerosi, vi aspetta Enzino su Potitoys, vi aspetto anche con tutte le anteprime sui video su Instagram, lì possiamo avere uno scambio figurativo molto divertente e colorato, ma adesso basta parlare e andiamo a creare la nostra card di San Valentino. Ed ecco l'occorrente per la nostra card di San Valentino: dello scotch carta, un filo rosso, un cartoncino rosso, questi sono gli album che compro alla Lidl, una penna e una penna rossa, io userò il color brush della Pentel e una Staedtler 01, e poi il corpo del nostro bigliettino che sarà dato da una mascherina e da un fondo uniforme. Io ho scelto questi colori che andranno a contrasto con il rosso perché non voglio creare una card solo rossa, ma voglio creare una card che vada bene anche per i maschietti, diciamo così. Ci occorreranno anche un paio di forbici ed un cutter. Ci servirà anche un compasso e un righello. Ci occorrerà anche una base da taglio e un qualcosa per chiudere la card. Io userò questi bottoncini strap che ho trovato alla Lidl, sono carinissimi e facili da usare. Se avete la possibilità di prenderli, comprateli, perché per la creatività servono per 250.000 cose. E poi una colla, io userò un attaccatutto, mi chiedete sempre dove la compro, vi metto il link qua sotto in info box, ma potete usare anche una normalissima con le stick. Ovviamente ci occorrerà anche una matita. Iniziamo subito. In un cartoncino che sto riciclando disegno mezzo cuore. Così lo disegno abbastanza grandetto, quindi piego e ritaglio la sagoma. Voilà, ho la sagoma del mio cuoricino. In altezza il mio cuoricino misurerà un 6 cm. Ricalco due sagome uguali e le ritaglio. Quindi prendiamo un po' di laccetto, tagliamolo in eccedenza e fissiamolo al centro di un cuoricino con un po' di scotch carta. Mettiamo un puntino di colla su tutto e appiccichiamo sopra l'altro cuoricino. Ok, mettiamo da parte il laccetto. Ho creato un quadrato 15x15 che sarà la mascherina del nostro biglietto. Il corpo del nostro biglietto dovrà essere un po' più largo, quindi creerò una card 16x16, però il doppio, perché dovrà avere la parte frontale e la parte retrostante. E al centro, se avete un bulino, usatelo. Oppure potete usare una qualunque punta di penna scarica. Praticate una piega in modo che la chiusura del biglietto venga agevolata. Così. A questo punto prendiamo la nostra mascherina e incolliamola così al centro. A questo punto con le diagonali troviamo il centro della card. Apriamo il compasso leggermente e foriamo il centro di entrambe le card. State attenti ad aver aperto la card prima di fare questo lavoro. A questo punto possiamo anche spostare le nostre card, tanto abbiamo il centro uguale in entrambi. Decidiamo l'apertura del nostro compasso, quindi il cuore deve stare alloggiato dentro abbastanza comodo. Quindi io apro il compasso con apertura 5 e faccio un cerchio
che abbia un raggio da 5 cm o un diametro da 10, come preferite, puntando sul foro che abbiamo praticato prima. In questo modo i due cerchi saranno assolutamente uguali e posti assolutamente nello stesso punto. Adesso ritagliamo i cerchi da entrambe le card. Voilà! Prendiamo il cuoricino che avevamo fatto prima, posizioniamolo al centro qui e fissiamolo con un po' di scotch carta. Ok, quindi eliminiamo l'eccesso. Prendiamo la nostra mascherina e appiccichiamola sopra il nostro cuoricino. Non ve l'ho detto nell'intro perché è del tutto facoltativo, se volete potete un pochettino dare un tocco di rosso alla mascherina con un timbro così, se lo avete bene, se no insomma fa niente, potete darlo anche passando leggermente la punta di un pennarello, ma credetemi è del tutto facoltativo, serve solamente per dare quel tocco in più, diciamo così, e per far staccare la card bianca azzurra dal fondo. Appiccichiamo. Come a questo punto dobbiamo mettere i bottoncini, ecco qua. Per metterli bene l'unico modo è chiuderli, poggiarne uno. Quindi dopo aver chiuso e averlo poggiato, poggiarci sopra la card e spingere. Ok? A questo punto la nostra card è pronta. Potrete personalizzarla come volete con delle penne. Io userò questa e quest'altra e scriverò una frasetta tutta attorno al mio cuoricino, quindi traccerò una linea sottile con la matita che poi andrò a cancellare così, in modo che io abbia la circonferenza. Aprirò il mio bottoncino, voilà, e tutto qui attorno scriverò il mio messaggio amoroso. E allora vediamo cosa scrivere. Allora io scriverò: il mio cuore è impazzito per te. Prima di cancellare ben bene la matita vi faccio vedere come funziona la nostra card. Allora caricatela girando il cordoncino, quando sentirete abbastanza tensione chiudete e lasciatela così, la regalate, quindi chi la riceverà la aprirà e voilà, il cuore svolazzerà da tutte le parti e dentro la scritta: il mio cuore è impazzito per te amore. Quindi un bigliettino che potrà essere conservato così scarico oppure caricato a torsione, chiuso, e quando viene aperto crea uno splendido movimento che rallegrerà le vostre feste. Bene, spero che questo bigliettino vi sia piaciuto, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Buon San Valentino a tutti, anche se non il 14 febbraio. Ciao! Visto che bella la nostra card, un biglietto per San Valentino non può proprio mancare e se fatto con le vostre mani assurgerà ad un valore veramente speciale. Quindi sbizzarrite la vostra creatività, prendete carta forbici, fantasia e create il bigliettino più bello che ci sia. Io vi auguro uno splendido San Valentino, anche uno splendido San Faustino, anche uno splendido tutti gli altri santi, e ricordatevi che non è mai un giorno sbagliato per regalare un messaggio d'amore. Adesso non mi rimane che salutarvi,
chiedervi un pollice in su e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ci vediamo la prossima volta. Ciao, cuoricini per tutti!